Si torna a trattare per la vicenda dell'Ipersimpli di Piano Daccio di Teramo, il supermercato che chiuderà i battenti a fine settembre, con conseguente licenziamento e trasferimento dei 53 dipendenti, dei quali 39 sono donne. Nella sede della provincia di Teramo sono tornati a riunirsi i sindacati e le istituzioni per cercare a tutti i costi una soluzione alla drammatica vicenda. Le richieste avanzate oggi alla proprietà sono quelle di cedere la licenza dell'esercizio commerciale a qualcun altro che possa subentrare mantenendo i livelli occupazionali e le indennità di trasferimento. È inaccettabile che un'azienda chiuda e tenga poi in ostaggio un'attività, una struttura attraverso il mantenimento della licenza. C'è stata un'apertura rispetto alla nostra richiesta che va ovviamente anche nel senso di favorire i livelli occupazionali, ma i livelli occupazionali su Teramo, perché abbiamo legato questa richiesta anche alla cosiddetta clausola sociale, quindi ad un legame tra l'attività lavorativa e la licenza stessa. L'obiettivo fondamentale di questo tavolo, oltre al rispetto della nostra città che non può essere schiaffeggiata ulteriormente, è quello appunto di evitare che questa operazione messa in campo dall'azienda si tramuti attraverso un piano di trasferimento incompleto in un licenziamento mascherato. Questo non possiamo tollerarlo per i lavoratori, per i nostri cittadini, ma nel complesso per la città di Teramo.